Buongiorno a te, nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno, noi siamo qui per leggere la parola del Signore. È un piano di lettura che ci porta a leggere parola per parola della Sacra Scrittura. Noi siamo nel libro di Deuteronomio, quindi già abbiamo letto praticamente quattro libri della Bibbia, questo è il quinto libro che noi stiamo leggendo e durante questa puntata, durante questa giornata, noi leggeremo Deuteronomio capitolo 7, 8 e 9. Quindi vieni con me ad ascoltare e leggere la parola del Signore. Lascia questa parola entrare nella tua vita. Deuteronomio capitolo 7, parola del Signore. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai scacciato molti popoli, gli Ititi, i Girgasei, gli Amorrei, i Cananei, i Ferisei, gli Ivei, i Jebusei, sette popoli più grandi e più potenti di te. Quando il Signore tuo Dio ti li avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfitti, tu li volterai allo sterminio. Non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. Egli ben presto vi distruggerebbe. Invece farete loro così, demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli d'Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. Infatti, tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento ai vostri padri. Riconosci dunque che il Signore, tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione, verso quelle che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma a quelli che lo odiano, rende immediatamente ciò che si meritano e li distrugge. Non rinvia, ma rende immediatamente a chi lo odia ciò che si merita. Osserva dunque i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che oggi ti do, mettendoli in pratica. Se darete ascolto a queste prescrizioni, se le osserverete e le metterete in pratica, il Signore, il vostro Dio, manterrà con voi il patto e la bontà che promise con giuramento ai vostri padri. Egli ti amerà e ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno e il frutto della tua terra, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio e parte delle tue mucche e delle tue pecore nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli, non ci sarà in mezzo a te né uomo né donna sterile, né animali sterili fra il tuo bestiame. Il Signore allontanerà da te ogni malattia e non manderà su di te nessuna di quelle funeste malattie d'Egitto che ben conoscesti, ma le infliggerà a coloro che ti odiano. Esterminerai dunque tutti i popoli che il Signore tuo Dio sta per dare in tuo potere. Il tuo occhio non si impietosisca e non servite i loro dei, perché ciò sarebbe per te un'insidia. Forse dirai in cuor tuo: queste nazioni sono più numerose di me, come potrò scacciarle? Non temere, ricordati quello che il Signore tuo Dio fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Ricordati delle grandi prove che vedesti con i tuoi occhi,
dei miracoli e dei prodigi della mano potente e del braccio steso con quali il Signore tuo Dio ti fece uscire dall'Egitto, così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli dei quali hai timore. Il Signore tuo Dio manderà pure contro di loro i calabroni finché siano periti quelli che saranno rimasti e quelli che saranno nascosti per paura di te. Non ti sgomentare per causa loro, perché il Signore tuo Dio, Dio grande, è terribile in mezzo a te. Il Signore, il tuo Dio, scaccerà a poco queste nazioni davanti a te. Tu non potrai distruggerle d'un colpo solo, perché le bestie della campagna si moltiplicherebbero a tuo danno. Il Signore tuo Dio invece le darà in tuo potere e li metterà in fuga con grande scompiglio finché siano distrutte. Ti darà nelle mani il loro re e tu li farai scomparire i loro nomi sotto il cielo. Nessuno potrà resisterti finché tu le abbia distrutte. Darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei. Non desidererai e non prenderai per te argento né oro che sia su di esse, affinché tu non rimanga presso al laccio, perché sono abominevoli per il Signore, il tuo Dio. Non introdurrai cosa abominevole in casa tua, perché sareste votato allo sterminio come quella cosa. Dovrai detestarla e aborrirla, perché è cosa votata allo sterminio. Deuteronomio capitolo 8, parola del Signore. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, moltiplicate ed entriate in possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore e se tu l'avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto ciò che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Osserva i comandamenti del Signore tuo Dio, cammina nelle sue vie e temilo, perché il Signore tuo Dio sta per farti entrare nel buon paese, un paese di corsi d'acqua, di laghi, di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti. Paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi, di melagrane, paese d'ulivi e di miele. Paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla. Paese dove le pietre sono ferro e da cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque e il Signore ti sazierà e benedirai il Signore tuo Dio a motivo del buon paese che ti avrà dato. Guardati dal dimenticare il Signore tuo Dio al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga che dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai vestito il tuo bestiame grosso e minuto, moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi, di scorpioni, terra arida, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna, che i tuoi padri non avevano mai conosciuta per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la mia potenza, la potenza della mia mano,
mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore, il tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare come fa oggi il patto che giurò ai tuoi padri. Ma se ti dimenticherai del Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io vi dichiaro oggi solennemente che certo perirete. Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio. Deuteronomio capitolo 9, parola del Signore. Ascolta, Israele, oggi tu stai per passare il Giordano, per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e di fortificate fino al cielo, di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli Anachiti e che tu conosci, dei quali hai sentito dire: chi mai può resistere ai figli di Anak? Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio è colui che marcerà la tua testa come un fuoco che divora. Egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li farai perire in un attimo, come il Signore ti ha detto. Quando il Signore tuo Dio li avrà scacciati davanti a te, non dire in tuo cuore: è per la mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, poiché il Signore scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore, ma per il Signore, tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore tuo Dio ti dà in possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Ricordati, non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo siete stati ribelli al Signore. Anche a Horeb provocaste all'ira il Signore. Il Signore si adirò contro di voi al punto da volervi distruggere. Quando io salì sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole del patto che il Signore aveva stipulato con voi, io rimasi sul monte 40 giorni e 40 notti senza mangiare pane né bere acqua. Il Signore mi diede le due tavole di pietra scritte con il suo dito, con il dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore vi aveva dette sul monte, parlandovi dal fuoco il giorno dell'assemblea. Fu alla fine di 40 giorni e delle 40 notti che il Signore mi diede le due tavole di pietra, le tavole del patto. Poi il Signore mi disse: muoviti, scendi presto di qui, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dall'Egitto si è corrotto. Hanno ben presto lasciato la via che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un'immagine di metallo fuso. Il Signore mi parlò ancora e disse: io l'ho visto questo popolo, è un popolo dal collo duro. Lasciami fare. Io li distruggerò e cancellerò il loro nome sotto il cielo e farò di te una grande nazione, più potente e più grande di loro. Così io mi volsi e scesi dal monte che era tutto in fiamme. Tenevo nelle mie mani le due tavole del patto. Guardai e vide che avevate peccato contro il Signore, Dio vostro. Vi eravate fatti un vitello di metallo fuso, avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi aveva ordinato di seguire. Prese le due tavole, li gettai dalle mie mani e li spezzai sotto i vostri occhi. Poi mi prostrai davanti al Signore come avevo fatto la prima volta per 40 giorni e per 40 notti. Non mangiai pane e non bevi acqua a causa del gran peccato che avevate commesso, facendo ciò che è male agli occhi del Signore per irritarlo. Poiché io avevo paura davanti all'ira e al furore da cui il Signore era invaso contro di voi, al punto di volervi distruggere. Ma il Signore mi esaudì quando quella volta. Il Signore si adirò fortemente anche contro Aarone,
al punto di volerlo far perire. Io pregai in quell'occasione anche per Aarone. Poi prese l'oggetto del vostro delitto, il vitello che avevate fatto, lo gettai nel fuoco, lo frantumai riducendolo in polvere e buttai quella polvere nel torrente che scende dal monte. Anche a Tabeera, a Massa e a Kibrot Hataava voi irritaste il Signore. Quando il Signore vuole farvi partire da Kadesh Barnea dicendo salite e impossessatevi del paese che io vi do, voi vi ribellaste all'ordine del Signore vostro Dio, non aveste fede in Lui e non ubbidiste alla sua voce. Siete stati ribelli al Signore dal giorno che vi conobbi. Io rimasi dunque prostrato davanti al Signore quei 40 giorni, quei 40 notti, perché il Signore aveva detto di volervi distruggere. Pregai il Signore e disse, Signore, Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità, che hai redento nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Ricordati dei tuoi servi, Abramo, Isacco e Giacobbe, non guardare alla caparbietà di questo popolo, alla sua malvagità e al suo peccato, affinché il paese dal quale ci hai fatti uscire non dica il Signore non era capace di introdurli nella terra che aveva loro promessa. E siccome li odiava, li ha fatti uscire di qui per farli morire nel deserto. Non di meno, essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che faceste uscire dall'Egitto con la tua grande potenza e con il tuo braccio steso. Parola del Signore. Anche oggi un grande invito perché noi rimaniamo fedeli alla voce del nostro Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Noi siamo qui per ascoltare la parola del Signore. Io ti aspetto domani se il Signore così vorrà. Metti un like, condividi, ascolta la parola di Dio e vieni a leggere la parola del Signore insieme a me nel nome di Gesù.